Carissimi amici della parrocchia Sant'Antonio d'Arcella, anche in questo tempo di Quaresima, noi, i giovani che frequentano i gruppi della parrocchia, desideriamo raggiungervi con un videomessaggio. Desideriamo invitarvi, prima di tutto, a prestare un po' del vostro tempo per incontrare, ascoltare, accorgervi dei fratelli e delle sorelle che ci stanno accanto e che incontriamo ogni giorno. In tal modo diverremo annunciatori di carità e sentinelle della fragilità. Per essere vigili nelle situazioni di disagio, di bisogno e di fatica che incontreremo nella nostra comunità. E mantenendo la massima riservatezza, potremo portare alla conoscenza del parroco o del centro di ascolto Caritas queste situazioni di necessità. Siamo ad un atteggiamento concreto e quotidiano di buon vicinato. Fatto di un saluto, di un'attenzione, di un aiuto, di una visita, di un gesto di bontà. Questo stile di vita gentile sarà un modo per scaldare l'ambiente e l'anima. In un clima infreddolito non solo dalla meteorologia, ma anche dalla paura e dal sospetto. Unendo le nostre forze possiamo provocare un contagio di bene, generare solidarietà, vivere più fraternamente, prenderci a cuore le fragilità di chi ci sta accanto. Le attività caritative della nostra parrocchia, come potete ben immaginare, non si sono mai fermate. I bisogni segnalati dai nostri frati, dagli assistenti sociali, il passaparola dei centri di ascolto del vicariato, hanno incrementato l'operosità dei nostri sportelli Caritas e San Vincenzo, dando luogo ad aiuti di cibo ed economici. La raccolta avvenuta nel periodo di avvento è stata proficua grazie alla vostra sensibilità. Nessuna persona che ha bussato alla nostra porta in cerca di viveri è stata respinta. Ed è per questo che, non potendo fare la colletta alimentare di Quaresima, in favore delle persone e delle famiglie più in difficoltà della nostra comunità, desideriamo, ancora una volta, fare appello alla vostra generosità, chiedendovi, in base alle vostre possibilità, di portare in canonica della parrocchia oppure in chiesa generi di prima necessità. Tonno, olio, carne in scatola, riso, pasta, sughi pronti, zucchero, marmellate, sale, caffè, fette biscottate, omogenizzati, pannolini per bambini, dentifrici, saponette e prodotti per l'igiene personale. In Quaresima, come in Avvento, verrà anche proposta una busta in chiesa. Per raccogliere un'offerta per le tante persone che chiedono un aiuto economico per pagare le bollette o l'affitto. In questi ultimi mesi è continuata la consegna di 320 pacchi di cibo fresco e di circa 300 pacchi di cibo non deperibile, saldando anche bollette già scadute per un totale di circa 1.500 euro. Inoltre, durante le festività natalizie, la parrocchia ha acquistato doni per i bambini stranieri che fanno parte di quelle famiglie che vengono aiutate regolarmente dalla nostra parrocchia, per un totale di 300 euro. Sono più di 30 i minori che hanno ricevuto giochi, suddivisi per genere ed età. E non abbiamo dimenticato di donare anche materiale scolastico a chi ne aveva bisogno. E mentre ricevevano tutti questi regali, i loro occhi sorpresi hanno lasciato il posto a visi illuminati dal sorriso e dalla gratitudine. Esprimo, a nome della nostra Caritas e San Vincenzo parrocchiale e di quanti beneficeranno della vostra generosità,
un vivo ringraziamento per quanto offerto a sostegno delle nostre iniziative. Il Signore vi benedica.